tutti! Nel video di oggi vi voglio suggerire alcuni consigli di bellezza per aiutarvi al passaggio della nuova stagione, per prepararci all'arrivo dell'autunno e per rendere il tutto più semplice. Prima però ricordatevi di mettere un mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere avvisati quando caricherò un nuovo video. L'autunno è innanzitutto una stagione di passaggio, una stagione che inizia con delle temperature molto calde e finisce con delle temperature molto fredde, quindi è un continuo rivoluzionare, modificare delle nostre abitudini. All'inizio della stagione, all'inizio dell'autunno, si continuano ad utilizzare le stesse abitudini che avevamo in estate, alla fine dell'autunno invece si utilizzano le stesse abitudini che poi utilizzeremo per tutto l'inverno, e nel mezzo appunto c'è una continua rivoluzione, una continua modifica delle routine e quindi dei continui cambiamenti. Per quanto riguarda i capelli, durante l'estate sicuramente ne avranno risentito di sale e di sole, quindi andate al parrucchiere e tagliateli. Se volete tagliarli molto, tagliateli, più li tagliate di sicuro meglio staranno i vostri capelli. Se volete soltanto tagliargli le punte, tagliate solo le punte, ma tagliandoli darete la forza di affrontare la stagione più fredda. Anche il colore dei capelli, se volete, potete modificarlo alla stagione, quindi rendere i capelli con toni più caldi, più rossicci, più marroni, insomma adeguare il vostro colore di capelli ai colori della stagione. Questa è una delle cose che mi piace molto, io ancora non li tingo, ma mi piacciono davvero molto i capelli con i colori caldi e autunnali. Un altro suggerimento che vi posso dare sempre per i capelli è quello di realizzare delle maschere ovviamente che andranno bene per il vostro tipo di capelli. Io vi consiglio, e questo va bene più o meno quasi su tutte le tipologie di capelli, è di applicare dell'olio di cocco sulle punte e sulle lunghezze. Magari evitate la parte dell'attaccatura se avete i capelli grassi. Dopodiché li andate a coprire con della carta stagnola, li intiepidite con il phon, intiepidite, non scaldare, intiepidire, e li avvolgete con un asciugamano. Fate questo prima di andare a dormire e poi togliete la maschera al mattino successivo, il mattino seguente quando vi svegliate. I vostri capelli assorbiranno, avranno tutto il tempo per assorbire l'olio e quindi saranno subito immediatamente più lucenti, più nutriti e più forti. Preparate anche le labbra all'autunno. Per quanto riguarda le labbra, io vi consiglio degli scrub, semplice miele e zucchero, olio e zucchero, e poi nutritele con del burro. Io vi consiglio il burro di karité, ma ce ne sono anche tantissimi altri. Utilizzate anche il vostro balsamo labbra se volete, o createne uno che preferite. Nel canale ci sono tantissime ricette, quindi basta che andate a curiosare, troverete sicuramente qualcosa che vi piace. Quello che vi consiglio, esattamente come per i capelli, è di mettere il balsamo labbra prima di andare a dormire. In questo modo avranno tutta la notte, tutto il tempo per assorbire tutto il burro e vi sveglierete al mattino con le labbra morbidissime. Per quanto riguarda anche le labbra, anche qui adeguatele ai colori dell'autunno, con dei colori caldi, dei marroni, dei rossi, degli arancioni, insomma i colori che vi stanno meglio. Se volete essere più alla moda, potete utilizzare per questa nuova stagione dei lucida labbra o dei rossetti un po' più brillanti, i colori lucidi e i metallizzati e anche leggermente brillantinati. Abbiate alcuni accorgimenti anche per le mani, che in questo periodo ne risentono particolarmente, e anche per queste vi consiglio di farvi un bello scrub sulle mani e poi applicare abbondante crema prima di andare a dormire e indossare dei guanti.
in modo da svegliarvi il mattino successivo con le mani perfettamente idratate e morbidissime. Per quanto riguarda mani e unghie, io ho già realizzato un video di cui vi parlo appunto di molti trucchi e consigli di bellezza che probabilmente vi potrebbero tornare utile, ve lo lascio casomai linkato giù nell'info box. E anche per quanto riguarda le unghie, andate a nutrire, basteranno delle 2-3 goccine di olio di oliva, ma prossimamente conto di fare un video, una videoricetta per quanto riguarda un olio rinforzante per le unghie. Il viso è la parte del corpo che probabilmente risentirà di più del passaggio tra l'estate e l'inverno, ma probabilmente perché è quello più esposto. E anche qui vi consiglio assolutamente uno scrub, magari delicato ed adeguato al vostro tipo di pelle. E anche qui, ovviamente, subito dopo lo scrub, una crema, anche questa adeguata al vostro tipo di pelle. Dal momento che, appunto, come vi dicevo prima, la stagione è un continuo movimento, un continuo, rivoluzionare, appunto, delle routine, per non essere obbligati a cambiare, crema ogni mese, quello che vi posso consigliare è di renderla man mano, più nutriente all'avvicinarsi appunto della stagione più fredda. Utilizzate una crema leggera all'inizio dell'autunno, appunto, andando man mano a renderla più corposa e più nutriente all'avvicinarsi dell'inverno. Non vi servirà appunto a cambiare crema, ma aggiungetegli di volta in volta qualche goccina di olio quando andate ad applicarla, quindi senza riempire il barattolino di olio, mi raccomando. Andate a prelevare la dose di crema che andrete ad applicare sul viso ed aggiungetegli di volta in volta qualche goccia di olio fino ad aumentarla all'avvicinarsi appunto alla stagione più fredda. E anche per il viso, se pensate che ne abbiate bisogno, realizzate delle maschere viso, anche di queste utilizzate gli ingredienti che avete a casa, quindi non serve che andate a comprarle, ma una volta alla settimana dedicategli un po' di tempo. Un altro consiglio che vi posso darvi, e questo generalmente non ci si fa particolarmente attenzione, ma è quello di cambiare le vostre abitudini per quanto riguarda il make-up, non solo cambiando i colori, quindi passando dai colori più brillanti, più vivaci, a quelli un po' più caldi, un po' più autunnali, quindi la gamma degli arancioni, dei marroni, insomma, ma anche cambiando le tipologie di prodotti. Per esempio, anche passando da un fondotinta liquido ad uno in crema che è più corposo e aiuta appunto a proteggere la vostra pelle. Questo ovviamente andandolo a modificare graduatamente durante tutto il periodo dell'autunno. Un altro consiglio che vi do, questo è l'ultimo, è bevete tanta acqua. Di questo anche vi ho fatto un video, di questo anche vi lascerò il link giù nell'info box, ma ricordatevi, è davvero importante bere molta acqua in questo periodo, soprattutto in tutte le stagioni, in tutto il periodo dell'anno, ma in questo periodo aiutate il vostro corpo, i vostri capelli, la vostra pelle ad affrontare poi la stagione più fredda, che è quella più difficile appunto per il nostro corpo, ma allo stesso modo gli darete modo di idratarsi e di purificarsi, quindi bevete tanta tanta acqua. E niente, con questo è tutto, io spero che i miei consigli vi torneranno utili. Se ne avete altri, suggeritemeli qui sotto, non dimenticatevi di mettere un mi piace al video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!